Benvenuti, benvenuti a tutti, nuova giornata di animazione su Trieste Caffè e FVG Caffè. Buon pomeriggio a tutti gli amici che ci stanno seguendo sui social, su Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e YouTube, per cui tutti i social, mi raccomando, aggiungete Trieste Caffè e FVG Caffè. E un buon pomeriggio a tutti gli amici che stanno pattinando dietro di noi per la festa di pattinaggio in Piazza Fontarossa. Prima di iniziare, come sempre, due informazioni di pubblica utilità. Mi raccomando, pattinate in senso antiorario, la pista è vietata ai minori di 2 anni, il supporto primi passi, ovvero i delfini, i pinguini e gli orsetti, sono ovviamente riservati al pubblico dei più piccoli. Pattinate in massima sicurezza per voi, perché vi state vicino, e soprattutto non tiratevi palle di neve. Benissimo. Cominciamo subito il nostro programma, il format che sta avendo un grande successo, il format natalizio, sono ovviamente quello riguardante le coppie di triestine. Le abbiamo già ospitate diverse, siamo ben contenti di questo, e ora passiamo ad una coppia ultrasportiva, per cui abbiamo visto anche già il figlio piccolo, è già ipersportivo, perché ovviamente è buon sangue non mente. Poi dobbiamo capire in cosa sarà destinato. Ovviamente, tanto benvenuta per la prima volta sui nostri schermi alla pluricampionessa olimpica di tuffi, Noemi Bacchi. Grazie. Grazie mille. Tutti e due. Ok, scusa. Benissimo, e diamo il anche bentornato ad Adriano Kerry, ultramaratoneta. Grazie per l'invito, Luca. Quindi è ovviamente sei un amico di Trieste Caffè, ormai insomma vieni sempre molto, molto volentieri, e ovviamente presenti anche la new entry. Il piccolo Leonardo. Che salutiamo. Ciao Leo, saluta. Benissimo, perfetto, benissimo. Quindi con la forza della mente vi ha salutato. Noemi, è il primo Natale in tre. Come lo state vivendo e come lo vivrete? È bellissimo, è proprio il sogno della mia vita, comunque aver finito una carriera bellissima e lunga come la mia e aver avuto questo gioiellino con cui condividere già questo Natale, quindi sono felicissima. Beh, un 2023 di grandi cambiamenti, Adriano. Hai voglia, grandi cambiamenti. Guarda, un cambiamento da 8 kg e mezzo praticamente, quindi sì, diciamo che da giugno a questa parte si dorme un po' di meno, ci si allena un po' di meno, però tanto felici in più, ecco, diciamo. Come la Noemi Bacchi, mamma? Paradossalmente molto più stanca, però è una sfida del tutto nuova, molto impegnativa, non pensavo, e è una pagina del tutto nuova che non vedo l'ora di scoprire giorno dopo giorno. E invece il Adriano papà? È una nuova scoperta sostanzialmente, perché devi rivalutare tantissime cose che magari prima avevi degli equilibri, delle routine, e invece oggi non hai più nessuna routine, perché ovviamente arriva sempre lui che te le sconvolge un po' tutte, quindi si sta prendendo le misure, diciamo. Benissimo, lo vedo comunque ben a suo agio nella telecamera, abbiamo visto che voleva anche già il microfono, per cui effettivamente abbiamo ben capito che la sua strada è ben dirottata verso il mondo dello sport e del ambito televisivo. Noemi, per il futuro di Leo, tuffi, maratona e il pentathlon, così siete tutti contenti? Ma guarda, no, lui dice Ironman, ma no. È protettiva. Ma insomma, prima delle cose umane, poi vedremo. Prima ci prova il papà a fare. Spiega cos'è l'Ironman, però. Spiegalo tu. Allora, faremo fare a Leo l'Ironman, probabilmente, che sono... Fallo volare, cos'è? Che vola? No, 180 km di bicicletta, 4 di nuoto e una maratona, quindi 42 km. No, scherzo, deciderà lui probabilmente. Con la mamma, diciamo che la mamma lo ha già avviato verso gli sport acquatici, diciamo. Vero? Sì, andiamo in piscina e stiamo diventando dei pisciolini. Cioè, quindi già a settembre lui ha iniziato il corso di piscina. Cioè, già da 3 mesi praticamente. Benissimo, vedo che comunque sta già addocchiando il microfono, per cui vedi, benissimo. Ecco, hai già imparato, bravissimo. Attenzione che potrebbe fare delle puzzette che riecheggia in tutta quella pista di pattinaggio, quindi non mettergli proprio il microfono là, che ci può fare brutta figura. Ma così insomma attira l'attenzione, per cui una modalità
anche questa. Che due anni, che 2023 è stato per Noemi, per Adriano, sia dal punto di vista sportivo che personale? Che dire, molto intenso, sportivo. Io sono diventata tifosa di Adriano, che non si ferma mai, e quindi niente, cioè, è diventato tutto molto diverso. Vuole rubare il microfono alla mamma? Se lo vuole mangiare, più che altro. No, nel 2023 non siamo riusciti tanto a fare tante cose, ovviamente per vari motivi, traslochi, adattamento a lui, quindi poche gare, allenamenti pochi. Adesso ci sarà una gara a gennaio dove ho preparato, ma non benissimo, perché soltanto nelle ultime settimane sono riuscito a correre 4 volte, non è niente, ho fatto metà dei chilometri che facevo gli scorsi anni, quindi non posso pretendere tanto, però non ci si ferma, si va avanti a testa bassa. Cosa ha portato Babbo Natale a Leo? Non lo sappiamo ancora, non è Natale. Quindi, cosa ha richiesto? Ha già delle, magari, delle preferenze, magari che giochi piace giocare? Lui vuole cibo, latte e solo cibo. Quindi insomma gli piace far divertire i genitori? Noi vorremmo invece un po' di ore di sonno, possibilmente, se Babbo Natale laggiù in fondo ci sta sentendo, per favore un po' di ore di sonno. Anche Mattias ha richiesto un po' di ore di sonno. Ah, ok, allora siamo in due, ce li smezziamo un po', va bene Mattias? Domanda da Terno all'Otto per Noemi: un fratellino, una sorellina per Leo? Un attimo, dateci un attimo e poi chissà, mai dire mai. Dateci il tempo di rifiatare, di capire come funziona e poi di rimetterci da capo. Ovviamente l'idea è di non lasciarlo solo, poi vediamo un attimino anche il destino cosa dirà, ecco. Ovviamente, prima, per concludere, un augurio di Buon Natale da parte di Noemi e di Adriano, e ovviamente poi le prospettive per il 2024. Allora, tanti auguri sicuramente a tutti quanti, che sia un Natale in famiglia, bello come il nostro, e auguro che, nonostante come noi non abbiamo ancora un posto definitivo dove stare, magari non riusciamo ad allenarci, non riusciamo a dormire, ma siamo felici perché ci vogliamo bene. Io auguro Buon Natale a tutti e mi raccomando, ricordate che la felicità va per sottrazione, non per regali, non per consumismo, ma per bei momenti, attimi di gioia. Quindi non regali importanti, ma significativi, diciamo. Vuole fare anche un augurio, Leo? Leo, cosa vuoi dire? La stampa? Niente. È attratto dai microfoni, per cui è bello questo. Complimenti. Grazie. Salutiamo e ringraziamo molto per essere venuti da noi Noemi Batchi, Adriano Kerry e il piccolo Leo. Ovviamente è Leo Kerry, giustamente. Insomma, ringraziamo Mattias. Grazie per l'invito, soprattutto, e per averci invitato qua in questo splendido scenario. Abbiamo visto anche il sindaco e ci ha fatto piacere. È sparito, in fondo. E sapete pattinare? Sì, da piccolo pattinavo, ma in maniera naturale, non ho mai preso lezioni sostanzialmente, quindi sì, è bello. Sai, cioè, scivolare piace a tutti, quindi sostanzialmente è un bello sport. È uno sport un po' acquatico, anche se ghiacciato. Sì, finendo a pancia in giù è abbastanza acquatico. Beh, dai, ci rialleneremo fra 2-3 anni, quando sarà il momento, con Leo. Sì, tutta la famiglia, con anche il supporto, piccoli passi. Grazie a Mattias, un saluto a tutti e ci vediamo fra poco. Arrivederci.